La sicurezza sulla strada, specie quando si parla di ragazzi neopatentati, è una delle grandi problematiche della nostra società. Un tema che dal 1992 fa parte integrante dei compiti della Polizia Municipale, ma che solo negli ultimi 2 anni è stato affrontato in modo serio, concreto e programmato. Evitare comportamenti poco prudenti alla guida di una vettura, così come di un motociclo, può salvare la vita, visto che il 95% dei sinistri è causato dall'elemento umano. Per questo, Comando della Polizia Municipale di Pescara, Associazione ASPIC, Liceo Scientifico Galilei di Pescara e Comune di Pescara hanno dato il via al progetto finanziato dalla Fondazione Pescara Abruzzo Rischiamo in Sicurezza, Alcol e Guida Sicura. Gli ultimi 2 elementi, oltre alle nozioni sulla legislazione sul codice della strada e ad attività pratiche ed interattive, costituiscono i pilastri del corso, che è rivolto a 45 ragazzi delle classi terze del Liceo Galilei, che in 3 incontri approfondiranno le tematiche relative alla sicurezza con un approccio che punta a far acquisire la consapevolezza del rischio che si corre mettendosi alla guida in non perfette condizioni di sicurezza, un rischio troppo spesso sottovalutato dell'impeto di trasgredire che è proprio della gioventù.